Ben ritrovati in prima edizione del nostro magazine in primo piano il turismo dei meeting, l'offerta congressuale trae nel settore dopo i numeri record di quest'estate. Quanta baia organizzatori di eventi e congressi si sono ritrovati a Cagliari per fare il punto sulla stagione e soprattutto programmare il 2023. Vediamo i riflessi. 15 milioni di presenze nel 2022, ricavi che torneranno entro l'anno ai livelli pre-pandemia. È il biglietto da visita della Sardegna, che si presenta così agli operatori del mais. Acronimo di meetings, viaggi incentive, conferenze ed esposizioni. Sono più di 40 buyer presenti e riuniti a Cagliari per una tre giorni dedicata al turismo congressuale, un settore che in Italia vale il 19% dell'intera spesa turistica. Quanto il settore del mais? Ha, ha potenzialità qua in Sardegna e può fare veramente da traino magari nei mesi di spalla. Lo diceva la Presidente di Feder Congressi, vale il 4% sul prodotto turistico nazionale prima della pandemia ovviamente. Noi siamo convinti che in Sardegna può valere anche qualche punto di più perché l'isola con il clima anche di questi ultimi giorni è uno scenario perfetto per poter ospitare eventi e incentive eh, di mh, grandi aziende o di operatori che scelgono l'isola per fare qualche giorno diverso e alla fine parliamo chiaro. Siamo a due ore di volo da qualsiasi destinazione europea. Eh, questa è una forza che pochissime altre destinazioni hanno. Se noi riusciamo a capitalizzare e a comunicare tutti questi, eh, tutto questo potenziale sui mercati e giornate come questa di oggi nascono per questo motivo, beh, probabilmente negli anni riusciremo a costruire uno zoccolo duro che permetterà all'isola di diventare uno dei leader del mercato mais a livello internazionale. Trollato durante l'emergenza sanitaria, il settore del turismo congressuale torna a crescere, anche se la piena ripresa è stimata nel 2026. Quello dei viaggi da fare, infatti, è stato uno dei settori più in affanno nel post-Covid, ma i numeri del 2022 fanno ben sperare. Sono questi eventi che servono a portare più gente in Sardegna, a far conoscere la Sardegna nel mondo. Il mais è uno dei settori importanti. Io ho fatto un bando con 500.000 euro di partenza, adesso riapriamo i termini. Questa è una tappa importante per far sapere, anche per un'idea di confronto sulla destinazione Sardegna. Un investimento che ho fatto con gli aeroporti. E vedete che poi i numeri sono da nostra parte, avete sentito i numeri dei, dei porti ma anche il record degli aeroporti, insomma quest'anno è l'anno dei record e non è un caso che stiamo battendo uh, a tutti questi record, quindi non è un caso, tante sono iniziative, il mais è uno dei settori che dobbiamo rafforzare questa, con questa bellissima isola che promuove una città e non competizione. Ma gli eventi business e il turismo congressuale, alla fine, quanto incidono su una destinazione, quanto producono meeting e conferenze, la sensazione è che si vada oltre il loro impatto economico immediato per proiettarne invece le potenzialità nei mesi di spalla. È un settore fondamentale, il mais è presente in tutto il mondo praticamente, in Sardegna è la prima volta che viene organizzato, ma confidiamo, visto quello che raccontava anche l'assessore precedentemente nella presentazione, che per i prossimi anni dovrebbe senz'altro continuare a svolgersi. E sono i principali tour operator piuttosto che alberghi che vendono e comprano, quindi è un vero mercato di cui la Sardegna ha sempre più bisogno soprattutto nei mesi di spalla. Non solo aeroporti ma anche porti, una ripresa che vede rose e prospettive per il 2023 e intanto già si programma. I numeri dei porti sardi per quanto riguarda i passeggeri si sono totalmente riallineati al 2019 che tra l'altro fu un anno record. Questo ci fa ben sperare sul fatto che quest'anno è un anno di consolidamento e che poi il 2023 possa essere un anno invece di ripresa anche in termini diciamo, di incremento. Molto bene quindi per questo nuovo attrattore turistico invece si complica il progetto per la costruzione dell'Instant Telescope a Lula, a minacciarlo la costruzione di un parco eolico le cui turbine potrebbero disturbare la rilevazione delle onde gravitazionali. Vediamo il racconto. Il sogno di avere in terra sarda l'Einstein Telescope, il megatelescopio capace di captare le onde gravitazionali dal fondo della Terra, portatore non solo di nuova tecnologia ma anche di prosperità economica in un territorio avaro, si infrange con un altro megaprogetto: quello delle pale eoliche che il governo Draghi ha autorizzato a Bitti, poco distante dalle miniere di Sosenatos di Lula, nelle cui viscere in grande telescopio dovrebbe essere piazzato. L'Einstein Telescope è uno dei grandi progetti che l'attuale presidente della Regione Sardegna, Cristian Solinas, ha dichiarato voler essere parte della sua azione politica di sviluppo dell'isola, non solo turismo costiero, ma anche lotta allo spopolamento attraverso poli scientifici e tecnologici capaci di attrarre comunità di studiosi e di esperti. E per il Centro Europeo di Misurazione delle onde Gravitazionali c'è il sostegno di 41 enti di ricerca italiani. Coordinati dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. I soldi sono tanti: 6 miliardi da spendere in 9 anni più i fondi del PNRR, che farebbero salire l'investimento a 300 milioni di euro. Due megaprogetti che però cozzano tra di loro, il rumore delle turbine delle pale eoliche potrebbe disturbare le rilevazioni dell'Einstein Telescope e quindi il comitato scientifico chiamato a decidere se investire o no a SASENATOS potrebbe cambiare idea alla luce di questa nuova realtà e spostare la costruzione del rilevatore di onde gravitazionali da un'altra parte e dire che le miniere di Sosenato Salula sono il luogo ideale per una rilevazione così precisa. Le miniere dismesse arrivano fino a 200 metri di profondità e l'area circostante, oltre ad essere fuori dal pericolo sismico come il resto della Sardegna, è anche molto silenziosa, o meglio lo sarebbe se non arrivassero le turbine il pericolo è concreto ed è per questo che sindaci, consiglieri regionali e parlamentari sardi sono pronti a contrastare con tutte le forze possibili la costruzione del parco eolico a Bitti. Due progetti con ricadute diverse per il territorio. L'Einstein Telescope porterebbe un diretto vantaggio economico sulle comunità e un'attenzione anche mediatica per l'isola e di conseguenza una visibilità che si traduce in nuovi arrivi in Sardegna tra professionisti che potrebbero decidere di trasportare. Trasferirsi in questi luoghi per seguire da vicino i lavori dell'Einstein Telescope, le loro famiglie e il loro gruppo di riferimento che potrebbe seguirli per un periodo di vacanza. Il parco eolico, come ha sostenuto lo stesso sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, non è chiaro invece quali ricadute abbia sul territorio e quale influenza sulle bollette delle famiglie. La questione ora è sul tavolo del nuovo governo. Adesso i nostri borghi autentici, dal nome al femminile a un colore, il verde predominante, il verde della natura e la cifra di lei, paese, borgo e comunità. Poco più di 400 anime legate tra loro dalle tradizioni e da una cultura millenaria. Vediamo. C'è un codice, oggi sarebbe un registro patrimoniale dove si trovano scritti i movimenti degli immobili, delle proprietà e delle controversie tra chi acquista e chi compra. E c'è pure un altro codice, il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, dove per la prima volta appare la scritta LE, letto in italiano, altrimenti potrebbe essere una nota marca di pantaloni, L e doppia E che nel tempo diventa lei al femminile, un paese, una comunità, un borgo nostro, della Sardegna più intima, quella nuragica e prenuragica, tombe giganti che raccontano altri periodi, punici e romani. E poi il Medioevo, il giudicato di Torres, la curatoria, ovvero la principale divisione amministrativa, elettorale, fiscale e giudiziaria dei regni della Sardegna, giudicale del margine. Fine 1200, cade il giudicato e passa a quello di Arborea e infine al marchesato di Oristano. Strani passaggi quelli di lei, il paese, il borgo e la comunità. Poco più di 400 abitanti, legati indissolubilmente alla terra di lei. Già la terra e il monte, anzi il colle 500 metri d'altitudine, paese, lei incastrato in quello spettacolo montuoso del margine e qui i metri e l'altezza aumenta. Altezza direttamente proporzionale a un colore, il verde in tutte le sue declinazioni. Verde che si traduce con un altro spettacolo, quello della natura. Natura e boschi, di castagne, ancora alberi. Secolari, testimoni di storia e storie, le c'erano verelle tutti insieme appassionatamente a disegnare il paese. Lei, pochi chilometri da Macomer, 30, da Nuoro. Lei è storia e turismo archeologico, monumenti in pietra, custodi di memoria, domus e tombe etanuragica. Lei e le chiese, turismo religioso, meta di novenari, chiesa di San Michele Arcangelo, più o meno periodo medievale, oggi al centro del villaggio, ieri tra il verde e fuori dal paese. Già il verde è quella potenzialità nuova che quest'estate, in particolare, Certifica la scelta di un luogo in base allo sport da fare, tradotto escursionismo e cammini, sentieri che portano dritti e dritti a Savunta, prima che e Gorbu, e dal nome e dal suono. Si può immaginare che gli appassionati di birdwatching possano immortalare i nidi e le evoluzioni di corvi imperiali, poiane e tanti altri esemplari. A questo proposito, gli stessi amatori... O quelli della gita fuori porta impazziscono nel trovare un presidio. La baita, rifugio e ristoro, codice pure lei di segreti ed eccellenze non gastronomiche, capitolo cibo. Ma prima le mani, quelle delle signore che preparano la pasta a Manuensi. Ancora mani. Artigianato e telaio orizzontale, insomma, cibo e tradizione di lei e la nostra. Gli elementi latte, vaccino e formaggio, dolci, seada, spirichitus, pavassina e pare carasau che fa impazzire gli stranieri assodato e consolidato da altri sapori unici e inimitabili, preziosi come l'olio extravergine di oliva e le olive, preziose pure loro E ancora, capitolo carne, di vitello, porcetti, salume, made in lei e selvaggina. E ci fermiamo qua a questo menù che in fondo in fondo racconta di lei, paese, comunità, borgo, tutto in tre lettere, la L, la E e una I. Scoperta per caso la passione per la musica di Antonio Simon Mossa. Un concerto per conoscere l'altra anima di Simone Antonio Mossa, architetto, politico, giornalista, poeta e scrittore. E grazie ad uno spartito ritrovato, anche musicista-compositore. Quest'ultimo aspetto inedito è stato approfondito in prima qualche giorno fa, al Teatro Civico di Alghero. Nel corso dell'evento denominato Le musiche di Antonio Simo Mossa, la musica applicata e gli appunti etnomusicologici. Noi, come, come figli, abbiamo sempre saputo che papà aveva la, la, la passione per la musica. Sapevamo che suonava diversi strumenti, dal piano al bandoneon, eh, ma non sapevamo che avesse composto dei brani musicali. Eh, qualche anno fa mia cugina da Pisa mi chiama e emozionata mi comunica che erano stati recuperati a casa di una nostra zia deceduta eh, degli spartiti. Questi spartiti eh, contenevano, questa raccolta di spartiti conteneva alcune musiche scritte da mio padre. Organizzato dall'Istituto Camilo Bellieni di Sassari in collaborazione con l'archivio Simo Mossa e la Società Umanitaria Cineteca Sarda, con il patrocino della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Alghero, l'evento ha voluto omaggiare il Mossa Compositore, nato a Padova nel 1916 per la sua grande poliedricità e impegno sociale. Come Istituto Bellieni abbiamo deciso di sposare questo progetto. Eh, abbiamo ascoltato eh, l'idea di Pietro Simon e di Battista Giordano, siamo rimasti incuriositi e abbiamo così eh, deciso di inserirlo all'interno del programma istituzionale dell'Istituto Bellieni. Il maestro Battista Giordano ha illustrato gli arrangiamenti e le composizioni che vanno dalla musica cosmopolita alle radici. I brani del concerto sono stati eseguiti da Antonella Chironi al pianoforte e dall'orchestra d'archi Glareani. Fui sorpreso dalla qualità della, della scrittura e dalla qualità eh, diciamo degli arrangiamenti, considerato che eh, stiamo parlando di un uomo illustre, molto conosciuto per altre cose, ma non certo per la musica. La serata si è conclusa tra applausi scroscianti con l'esecuzione di arrangiamenti e composizioni di Battista Giordano ispirate alla produzione musicale di Simon Mossa. Bene, il nostro tempo a disposizione finisce qui. Grazie per averci scelto. Arrivederci alle prossime edizioni.